Abbassate il volume delle casse o anche del vostro smartphone o iPhone per quello che state vedendo il video, perché tra poco impazzirò. Cazzo! 727 iscritti! Non potevo chiedere di meglio, ragazzi! Vi giuro, mi avete reso il ragazzo più felice del mondo. Io quando mi ricordo ancora, oggi siamo pure arrivati al quinto anniversario del mio canale, anzi il quinto sesto anniversario. Devo ammettere che dopo 6 anni non mi sarei mai aspettato di arrivare a 727 iscritti. La prima volta che io avevo deciso di iscrivermi a YouTube era tanto per cazzeggiare, perché non sapevo cosa fare. Avevo detto, vabbè, proviamo YouTube. Si è iscritto Favij, si è iscritto Gabbo, si è iscritto Frank Madano. Vabbè, quelli sono canali sponsorizzati. Ecco perché sono così famosi, diciamo. Comunque ho detto, perché non provarci anch'io? All'inizio, i primi video non hanno riscosso molto successo, specie quello là di come caricare le immagini su Picasa, eccetera. Eh sì, non hanno purtroppo riscosso molto successo. Però, come si dice, chi arriva primo bene alloggio. Sono diventato abbastanza famoso, diciamo, su YouTube. L'unica cosa che mi ha fatto rabbia riguardo Wizard 101 è quella cessa di Wizard 101 707, che continua a rompere il cazzo ogni santa volta. Ragazzi, sapete una cosa? Mi ha proprio rotto le scatole quella puttana. Se io vedo che mi rompe ancora le scatole, ragazzi, non immaginate i messaggi che mi ha inviato in posta privata. Me ne ha inviato uno pesantissimo, ma io subito l'ho cancellato. Avrei voluto denunciarla, andando di quello che avevo fatto, vabbè. Un'altra cosa che vi dico assolutamente è di non fare altri video contro di lei, perché in questo modo voi, se fate video contro Wizard 101 707, gli fate solo pubblicità, se non lo avete capito. Io terrò il video come lo tiene Max 97T. Spero tu stia vedendo il video, Max 97T. Vabbè, ma detto questo, non so cos'altro dirvi. Adesso, infatti, il mio argomento è incentrato proprio su Wizard 101. Se, su Wizard 101. Infatti, il video si chiama Perché Wizard 101 è premium. Ora ve lo spiego. Allora, a quanto mi ricordo, Wizard 101 è diventato a pagamento il 26. No, il 26 settembre 2012 era stata data la notizia che diventava premium, perché in realtà è diventato premium il 2 ottobre 2012. Ora vi spiego la mia reazione. La mia reazione come Max97T è stata delusissima, perché io mi ero iscritto all'inizio ottobre 2011, 2011, con un bel gioco sulla pubblicità su Rai 2 o Italia 1, vabbè, perché a quella c'era la pubblicità del gioco in televisione, altrimenti non l'avrei mai conosciuto. Comunque ero arrivato fino alla fine di Rocca del Drago, poi avevo acquistato varie parti del gioco, non tutti ovviamente, perché io non ho intenzione di comprare tutto il gioco. Al massimo, se mi faccio l'abbonamento, va bene. Tornando in tema, quando seppi che il gioco diventava a pagamento, fui delusissimo, ma non solo per di me, non mi preoccupai tanto, ma mi preoccupai soprattutto per mio fratello che stava a Crocotopia. Poi alla fine mi preoccupai anche per i novizi, perché sinceramente, chi è che compra un gioco dopo 8 livelli? Nemmeno io lo comprerei. Infatti, se fossi stato un nuovo utente, avrei subito abbandonato. Mi dispiace molto per quel video che feci tanto tempo fa contro Wizard. Ma non lo feci per me, ma lo feci per tutti i non paganti che non potevano permettersi di pagare il gioco, perché io ero famoso e ce l'avevo già quelle aree. Io ero oltre il 60 a quei tempi, quindi non mi preoccupavo più di tanto. Comunque la mia reazione non è stata positiva, pensando soprattutto ai novizi, come ha detto Max, che per continuare a giocare saranno costretti sin dall'inizio a pagare. Poi io ho letto pure i feedback inviati sul forum su Wizard 101 is going premium, e devo ammettere che molti insulti erano pesanti, tipo brutti ladri perché avete messo tutto a pagamento e cose. Per non parlare poi degli insulti sulla pagina di Facebook del gioco, della gente che si lamentava del perché brutti ladri, mettete tutto gratis, mongoloidi, figli di puttana, vostra madre fa pompin, tutte cose che possono dire i soliti bimbi minchia del cazzo. Avete capito? Comunque, tornando in tema, perché Wizard 101 è premium? Per un semplice motivo, ragazzi. Molti di voi purtroppo non hanno capito che i soldi... Non hanno purtroppo capito, molte persone di voi, scusate, sto usando la telecamera della PlayStation 3. Molti di voi purtroppo non hanno capito che i soldi non crescono sugli alberi. La Gameforge, il 26 settembre, si è ritrovata con gli incassi scoperti. Non aveva purtroppo troppi soldi per continuare a fare gli aggiornamenti. E poi non dovete preoccuparvi, dovete sapere che in realtà i mondi da Wizard City a Rocca del Drago
In America sono stati a pagamento dall'inizio. A noi li hanno messi gratis per un anno. Accontentatevi già di questo. Se voi non volete pagare, andatevene. Tanto ci sono tantissimi altri giochi gratuiti, tipo World of Warcraft, che ci sono i server pirata. Ovviamente con l'originale si paga, ma ci sono i server pirata. Poi ci sta League of Legends, che è pure abbastanza carino, e ci gioca un mio amico Grassia, che sta in classe mia. Comunque ci sono tanti altri giochi online. Perché non andate là, posso di rompere le scatole? Comunque, a causa degli incassi persi, hanno dovuto prendere 50 nuovi computer per Avalon. Hanno dovuto prendere 50 nuovi computer. E fortunatamente, mettendo questi aggiornamenti, hanno potuto riavere i soldi. E quindi questo è il motivo del perché Wizard è diventato, nel 95% dei casi, a pagamento. Avete capito? A parte questo, devo dire che tale proposta non è stata fatta, non è controproducente, perché le persone che non pagavano impoverivano il server, anche se era bello avere tanti amici, e quindi dovevano pagare i debiti che avevano con il gioco. Io purtroppo non condanno la Gameforge. Forse le aree vecchie potrebbero essere gratuite per i mondi ex free. Ora con 15 euro 10.750 corone mi sembra un prezzo ragionevole, considerando che io Celestia l'ho pagata a 25 euro. E senza contare che Wisteria l'ho pagata a 10 euro, fortunatamente, perché io ho comprato Wisteria dopo il periodo del diventato premium. Perché prima Wisteria costava 29,5k di corone, ovvero 2.995 corone ad area. Invece adesso costa 1.000 corone. Io l'ho comprata a 3.000 corone tutta Wisteria. Sono stato fortunato. Perché i mondi che ho comprato sono Kensington Park, Celestia al completo, Wisteria al completo. I primi 5 monti li ho avuti gratis perché c'era una promozione. Avete presente l'abbonamento di un mese che avevate ad ottobre? Quello era gratis. Se non lo usavate, i primi 5 monti erano gratis. È successo a parecchi miei amici. Comunque ho avuto i primi 5 monti gratis: Celestia, Wisteria e il primo pezzo di Zafaria. Ah, e Kensington Park. Non penso di poter pagare altri mondi perché non me lo posso permettere. Vi posso dire, a tutti quelli che non vogliono pagare nel gioco ci sono due soluzioni: o ve ne andate o pagate. Queste sono le soluzioni. Comunque spero che il vostro video vlog numero 2 vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e, se è possibile, iscrivetevi anche su quello di mio fratello Pasquale Capuzzo, che sta cominciando a fare video anche lui. E guarda caso io ce l'ho proprio davanti a me. Vieni. Ciao. È bello lui, sì. Detto questo, non posso dirvi altro. Iscrivetevi al mio canale. Ringrazio quasi 730 iscritti. Ma no, mi avete fatto un regalo, ragazzi, grazie. Io spero ovviamente di potervi seguire presto con altri video con Elsword KR, che ce l'ho da 2 mesi ormai. Buon anniversario. Detto questo, arrivederci e continuate a seguire i miei video. E a presto, ciao.